Beh, allora, di sicuro è stato interessante il suo intervento sull'argomento specifico, proprio quello dei libri scolastici, cioè quando inizi a formare una persona dal punto di vista intellettuale, culturale, la scuola è il punto di base, oltre alla famiglia. Quindi se, cioè, ha mostrato anche come uno Stato, un'organizzazione statale, possa in certo senso indottrinare intere generazioni verso uno specifico disegno politico, culturale e anche ideologico. Inoltre poi anche considerata anche la sua esperienza personale, il fatto che ha perso la sua figlia in un attentato palestinese del 97, e nonostante quindi la sua perdita personale abbia continuato a sostenere la causa della cooperazione fra i popoli, è un gesto piuttosto nobile e importante da parte sua. Beh, personalmente io sono molto interessato all'argomento, quindi io ho sempre cercato di informarmi quanto potevo. Comunque, nonostante tutto, mi ha detto cose interessanti che personalmente non sapevo, come le differenze specifiche fra, come detto prima, fra ultraortodossi e ultranazionalisti, al modo in cui anche ha risposto alla domanda in cui la storia viene miticizzata, degli assassini diventano eroi. Mi ha colpito molto la professionalità in cui tocca un argomento che anche al giorno d'oggi è considerato di tabù. Perfetto. Ma io penso di sì, come ho detto chiudendo questo incontro, è che è importante guardare i problemi da punti di vista differenti, perché spesso si tende a monopolizzare l'idea attraverso solo un punto di vista unilateralmente. Invece oggi abbiamo avuto proprio un incontro che ci ha portato in controtendenza contro tutto quello che si sta dicendo in questi giorni. Quindi penso che comunque sia importante per gli studenti avere una ampia gamma di opinioni per poter poi giudicare, mai fossilizzarsi con una singola idea. Quindi è stato molto molto interessante. Anche il discorso dei libri di testo, che nel loro caso sono in qualche modo sono guidati verso certe idee, e anche loro così possono avere questa sensibilità di dire: ma ecco, fammi approfondire, fammi conoscere, fammi vedere altre fonti. Quindi questo penso sia molto importante.